This episode is brought to you by Seed. Seeds DSO1 is a two-in-one probiotic and prebiotic designed for whole body health. Formulated with 24 clinically and scientifically studied strains, DSO1 offers benefits in and beyond the gut. See why DS01 is the probiotic recommended by top doctors and nutritionists. Go to seed.com/slash spotify for 25% off Seed's DSO1 Daily Symbiotic. Megan Di Stellion, Lipa che offrono la prospettiva del, della fetta di torta più dolce per le donne. Un brano che celebra le donne, e sicuramente, ecco. Ehm a livello di sonorità e come è affrontata la traccia anche in maniera no, a tratti arrogante e presuntuosa, diretta, la traccia è veramente convincente, è una, una icona, è, è una di quelle canzoni che adesso vabbè verranno pompate a palla, i nomi sono grossi, sono importanti, insomma io ho un grande rispetto per Megan di Stallion, per il percorso che ha fatto e che l'ha portata veramente eh, da zero a cento, veramente fortissima, anche per il fatto che comunque no, impone un po' sulla scena quella che lei è senza, senza le insicurezze che magari ogni donna ha no, mi piace molto diciamo ecco però eh, Dua va vabbè non ne parliamo di Lipa l'adoro proprio quello che voglio dire è che Ogni volta che si deve parlare bene delle donne, celebrare le donne, fare discorsi diciamo, eh, che, che appunto eh, mettono la donna al centro e, e non c'è nulla di male. Io amo le donne più di qualunque altra cosa al mondo, eh, sono lo, lo, la croce e la delizia della mia esistenza. E, e chi più ne ha più ne metta, ben venga a video così, ben venga a eh, metterle appunto sul piedistallo, ma io non capisco perché ogni volta che si deve fare un qualcosa per celebrare la donna. Eh, bisogna sempre eh, farlo con tematiche del cazzo con una banalità io non sento più un discorso a favore delle donne che sia originale che, si, che, che tocchi veramente le tematiche eh, 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 de, dei problemi diciamo è, è inutile cioè qui stiamo sempre a parlare di donne e lo facciamo spesso e volentieri per screditare l'uomo che deve tacere l'uomo deve tacere adesso cioè, siamo nella prima epoca della storia história In cui eh, la donna, a fatti concreti, ha un ruolo più importante dell'uomo nella società è inutile. Poi uno mi dirà: no, ma il eh, lavoro ci sono più uomini che lavorano, gli uomini guadagnano di più. È tutto molto relativo. È tutto relativo, perché non sappiamo veramente se dietro una figura importante di un uomo non ci sia una donna. Io parlo concretamente, parlo nelle strade, parlo in giro, parlo nella società, parlo nelle relazioni, nei rapporti. C'è cioè, la, la famosa e sto preparando dei monologhi proprio su questo De dell'uomo bastardo e traditore che tiene le donne sotto scacco non esiste più. Adesso è il contrario, sono le donne che tengono noi uomini sotto scacco. E quando tra ragazzi ci riuniamo e parliamo dei nostri problemi di cuore sentimentali tra ragazzi etero, ovviamente perché beati i ragazzi omosessuali che non hanno il problema. Eh, ci, ci raduniamo e ci rendiamo conto che siamo tutti quanti eh, sulla stessa barca. Ok? Quindi di conseguenza c'è quello che voglio dire, non è un attacco alle donne assolutamente, ma è proprio... Cioè non capisco perché ogni volta che bisogna celebrare il mondo delle donne bisogna farlo in maniera così eh, cioè se, se andiamo a prendere il testo di questa canzone io la ascolto e dico minchia che bomba poi leggo gli articoli dicono celebrazione della donna vado a leggere il testo e dico ma il testo è merda e, e quello che viene detto è le solite quattro cazzate banali e soprattutto si va a ostentare questa estrema libertà cioè sono testi che non vanno a glorificare la figura femminile ma vanno a screditarla secondo me vanno proprio a, a cioè perché le donne sono molto più di quello che invece il populismo vuol far passare cioè il vero, la vera discriminazione è, è, è quella che poi veramente va a creare eh, degli standard che vengono seguiti e che eh, ragazze inconsapevoli poi eh, sono portate alla fuga alla fuga si alimenta la paura verso l'uomo si alimenta una logica punitiva verso eh, una figura che è quella maschile, che è cattiva perché ha trattato la donna sempre male e l'ha sempre messa ai margini. Ma, ma attenzione, chi è che viene punito per tutto questo? Noi, gli unici uomini, barra ragazzi, che invece hanno dato via libera, perché siamo l'unica generazione, la nostra, quella, quella che invece ha detto ragazzi, sì, si sì, donna libera. Eh, assolutamente sì non siamo d'accordo con i nostri padri non siamo d'accordo con i nostri nonni e quindi di conseguenza assolutamente sì la figura della donna va rispettata va messa al primo posto e siamo nella prima società in cui non si può parlare male di queste è incredibile se andiamo a vedere che siamo poi quelli che invece vengono puniti inconsciamente per, per la storia della nostra specie <ride> Cioè è incredibile, questo voglio dire. Se quando andiamo a parlare di donne invece le andiamo a trattare per quello che sono, cioè persone con le palle e non i coglioni, ma persone che vanno rispettate, se andiamo a parlare eh, del, della tematica senza metterci né sopra né sotto, ma a pari diritti appunto, eh, allora un attimo le cose cambiano. Il populismo cade e adesso non dobbiamo più trattare la donna come un coniglietto indifeso perché è un predatore. La donna è un predatore oggi. Siamo noi coniglietti indifesi, noi uomini, eh, perché? Perché ne abbiamo bisogno, tra l'altro. Non è che è facile fare discorsi: no, no, le donne basta, le, le relazioni ho chiuso, vado avanti per me stesso. Loro li fanno sui discorsi e riescono. Riescono libertà sessuale, libertà di tutto quello che ti pare, assolutamente sì. Noi uomini, in verità, questi discorsi ci stanno stretti, non siamo in grado di portarli avanti sempre, ci cadiamo. Così così come ci sono tante donne che poi cadono eh, per carità. Però, a pari merito di grandi personalità, a questo punto, io quello che voglio dire sulla tematica e sul brano, è che cazzo, vogliamo celebrare le donne? Facciamolo bene, questo brano è bellissimo, spacca, mi piace, loro due sono fenomenali e, e il messaggio, ok, è chiaro, ma non si poteva scrivere meglio questo testo?